La gara della Superbike ha avuto il suo momento clou a metà gara. Fino a quella tornata sono state quattro Ducati a giocarsi le prime posizioni. Matteo Baiocco, Gianluca Nannelli, Fabrizio Lai e l'assoluta sorpresa Davide Caselli. I quattro hanno fatto subito la differenza, prendendo un buon vantaggio sugli avversari, ma al sesto giro prima è la Ducati del milanese Lai ad ammutolirsi sul rettilineo per un problema tecnico. E poi è un errore in ingresso curva di Caselli a fargli dire addio ai sogni di gloria. Con il campione in carica Baiocco in grande difficoltà nella seconda parte di gara, ad avere la strada spianata verso la vittoria è stato il toscano Gianluca Nannelli, che torna al primo posto a Imola in sella alla Ducati, dopo il trionfo centrato nel 2005 con la 749. Alla fine, nonostante problemi di assetto, Matteo Baiocco è riuscito a limitare i danni anche grazie ai KO di Caselli e Lai. Il campione nazionale ha provato a tenere la scia del trio di testa, ma alla fine ha dovuto cedere il passo, centrando 20 punti importanti della classifica che gli permettono di mantenere la leadership. Un'insperata terza piazza, invece, è andata a Lorenzo Mauri. Il lombardo ha dato via all'inizio di una splendida battaglia a 4 con Baggi, Pederzoli e con un opaco Conforti, ma nella seconda parte è riuscito a fare la differenza, salendo poi sull'ultimo gradino del podio. Quarta piazza per Ivan Clementi, bravo a risalire posizioni ma anche a Imola al di sotto delle aspettative, mentre quinto ha chiuso un altro deluso di questa tappa, Luca Conforti. La gara oggi era difficile per tutti, sia dalla scelta della gomma, comunque da bagnato, perché le condizioni della pista erano per una scelta da bagnato, di gomma da bagnato, sia per la gestione della gara. Il circuito sotto la pioggia è abbastanza insidioso, quindi mi ero studiato bene le gare degli altri prima, ho cercato di stare molto abbottonato all'inizio, ho visto il mio compagno di squadra che aveva un ottimo passo e poteva andare via, quindi mi sono agganciato a lui, mi sono fatto un po' trainare, lui guidava veramente forte. E io così lui mi ha fatto un po' la strada e abbiamo preso un buon vantaggio sugli inseguitori. Mi spiace per lui che ha fatto l'errore alla tosa, sarebbe stato un bel finale. E così poi ho avuto un buon vantaggio da gestire e ho cercato di gestirlo nel migliore dei modi per salvaguardare il pneumatico posteriore, che sentivo insomma si stava usurando perché la pista era quasi asciutta, e quindi è andata bene. Qua ho vinto nel 2005 sotto la pioggia, oggi mi ripeto, e è sempre una gioia. Ringrazio Michelin per la fiducia che continua a darmi e il lavoro che stiamo facendo insieme. Ringrazio soprattutto la mia squadra, che sono sempre molto generosi a livello di lavoro e di messa a punto. Ringrazio veramente tutto il team Grandi e gli voglio dedicare questa vittoria. A loro e a due amici, uno si chiama Alex e l'altro è Michele Bonciani. Ciao. Ho cercato di attaccare subito perché pensavo di poter far bene, finché c'è stato un po' più d'acqua in pista andava tutto ok, poi quando si è asciugata un po' non eravamo a postissimo col setup, la gomma sono arrivata nuova quindi dobbiamo farla lavorare un po' di più, però va bene, con queste condizioni era facile fare delle cavolate, ho perso solo 5 punti, va bene, adesso continuiamo a giocarcela ogni volta. In partenza ho perso tantissimo tempo nei primi tre giri con Luca e Baggi, vedevo che potevo andare molto di più, dopo averli passati però ho visto che ormai i primi due se ne erano andati e era inutile fare stupidate, anche perché avevo più di 10 secondi da loro. Ho spinto fino alla fine, mi sono tranquillizzato gli ultimi tre giri, poi quando ho visto più zero gli ho dato la spinta finale e sono arrivato terzo.